Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo Concept Analysis. Non ricordo quando ho fatto l'ultimo Concept Analysis, quindi qualora ci fosse qualche nuovo iscritto spiego in che cosa consiste questa serie. Semplicemente andiamo a prendere un Pokémon e andiamo ad analizzare quello che è il suo concept per metterlo in luce in maniera totalmente diversa da come si fa solitamente. Prima di iniziare dunque vi invito a lasciare un bel mi piace per il ritorno di questa serie. Quest'oggi siamo qui con Rolly Colly, dunque direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di mandare la sigla. Parto subito col dire che trovo Rolly Colly uno dei Pokémon più geniali che si siano mai visti in questi 25 anni di storia Pokémon. Non solo, ma il suo concept riesce ad esprimersi tramite un design che non è complicato come spesso accade con questo genere di Pokémon, ma risulta tutto sommato molto semplice e molto gradevole. Ma per ora non preoccupiamoci di ciò e partiamo con l'analizzare quelle che sono le informazioni che riguardo a questo Pokémon ci sono state fornite sia dai trailer che dal sito ufficiale. Di Rolly Colly sappiamo che circa un centinaio di anni fa questo Pokémon era utilizzato nelle case di Galar per cucinare e per riscaldare l'ambiente, che oggi, verosimilmente a causa della tecnologizzazione della regione, è adibito più che altro per attività all'aria aperta. Ciò che però non vi ho detto è che la fonte di energia non è esattamente Rolly Colly, ma più che altro i pezzi di carbone che si staccano dal suo corpo. Perché sì, come è stato fin da subito evidente, Rolly Colly è ispirato al carbone, un particolare combustibile fossile che è in grado di produrre energia se sottoposto a riscaldamento. Come ho già detto in live, esattamente come Voolloo, questo Pokémon è fortemente legato all'evento storico della rivoluzione industriale. E dunque è arrivato per me il momento di riproporvi quel parallelismo tra la nostra storia e tra la nostra rivoluzione industriale e la storia di Galar e quella che sarà invece la sua rivoluzione industriale. Durante il XVIII secolo fu infatti proprio l'Inghilterra, terra di ispirazione di Galar, ad aprire le porte a quella che sarà la costante industrializzazione del nostro mondo. E fu anche la prima nazione ad utilizzare il carbone in maniera massiccia per alimentare la produzione delle proprie industrie. Un dominio, quello del carbone, che si protrasse fino al Novecento, dunque fino alla seconda rivoluzione industriale e che dunque, in linea con la descrizione che abbiamo di Rolly Colly, ha terminato di essere utilizzato su larghissima scala circa un centinaio di anni fa. Infatti recentemente, per recentemente si parla dal Novecento in poi, questo combustibile fossile è stato sostituito dall'ormai celebre petrolio che è diventata la principale fonte energetica del nostro mondo. Ora, se è lecito supporre che Rolly Colly sia stato sostituito per quanto riguarda l'alimentazione delle case di Galar dall'energia Dynamax, allora potremmo tracciare un altro curioso parallelismo. Ciò che nel nostro mondo è stato il carbone è rappresentato in quello Pokémon da Rolly Colly, mentre ciò che da noi è il petrolio nel mondo Pokémon viene chiamato Dynamax. Del resto, proprio come l'oro nero, il Dynamax sgorga da pozzi e giace nel sottosuolo della regione e come ho già dimostrato all'interno del mio video teoria è molto probabile che l'intera tecnologizzazione della regione sia posta sulle basi proprio di questa energia Dynamax. Un ruolo, quello del Dynamax all'interno del mondo Pokémon, che è perfettamente analogo a ciò che il petrolio consente di fare all'interno del nostro mondo. Tutto ciò per dire che Rolly Colly si inserisce all'interno di quella dialettica tra tradizione e innovazione che, se avete seguito il mio canale nel tempo, ormai dovreste aver imparato a conoscere. Un contrasto che sembra caratterizzare da cima a fondo la regione che andremo ad esplorare dal 15 novembre. Prima di proseguire però vorrei fare una piccola precisazione chiamando in causa un Pokémon di cui ho già parlato all'interno di un concept analysis e in termini molto simili all'apparenza a quelli che sto utilizzando per Rolly Colly, ossia Voolloo. In live ho sostenuto che il concept dei due Pokémon rientrasse bene o male nella stessa logica, ma devo leggermente correggere il tiro. La lana di Voolloo viene infatti sostituita dal cotone, elemento caratteristico della prima rivoluzione industriale. Di fatto dunque il Pokémon resta completamente al di fuori dalla prima rivoluzione industriale di Galar. Al contrario, Rolly Colly ne è protagonista e solo con quella che a questo punto potremmo chiamare seconda rivoluzione industriale di Galar viene soppiantato in favore di un'energia alternativa. Insomma, Rolly Colly mostra a mio avviso che il contrasto tra tradizione e innovazione deve essere studiato fra virgolette ad un livello più ampio rispetto a quello che abbiamo pensato, un livello che si richiama in buona sostanza a quella che è stata la storia del nostro mondo e dunque la storia delle nostre rivoluzioni industriali. Voolloo viene soppiantato dunque circa a metà del 700 corrispondente nel mondo Pokémon, mentre Rolly Colly solo un centinaio di anni fa, quindi analogamente nel 900. Del resto a Galar vediamo campagne e villaggi tutto sommato rurali che sono l'ambiente di Voolloo. Vediamo una città con gli ingranaggi che sembra trasudare vapore, che è vicino alla grotta in cui si troverà Rolly Colly, e troviamo una città a nord completamente tecnologizzata e completamente contemporanea che a questo punto potrebbe possedere anch'essa
diversa, un Pokémon che in un certo senso la incarni. E dunque non mi stupirei se uno dei prossimi Pokémon annunciati non sarà una sorta di Pokémon tecnologico che rispecchi la seconda rivoluzione industriale. E infine, volendoci riflettere, Rollicoli è stato in un primo momento l'innovazione a Galar, per poi essere in un secondo momento soppiantato e entrare a far parte delle tradizioni di Galar, analogamente a ciò che successe con il carbone in Inghilterra. Abbiamo sempre detto che Galar vuole mostrare la dialettica tra tradizione e innovazione. Ciò che forse non abbiamo mai messo in luce è che questo percorso che vivremo a Galar sarà in un certo senso il percorso che ha vissuto la nostra storia, e magari dalla trama di Galar potremo trarre degli insegnamenti importanti non tanto per capire il mondo Pokémon, o meglio anche per capire il mondo Pokémon, ma soprattutto per comprendere e risolvere i problemi che attanagliano il nostro. Chiusa questa enorme parentesi che getta lo sguardo al di là del soggetto di questo concept analysis, possiamo tornare finalmente a Rollicoli. Già, perché abbiamo comunque detto molto, ma ritengo che il concept sia molto più elaborato e molto più interessante di quello di Wooloo, e dunque non è ancora arrivato il momento di dichiararlo concluso. Se avete fatto attenzione, quando ho parlato delle tre città che rappresentano i tre momenti storici della regione di Galar, ho associato apparentemente in maniera illogica Rollicoli alla città con il vapore. Ora, al di là della vicinanza tra questa città in particolare e la grotta in cui si trova Rollicoli, che cosa lega questo Pokémon ad una città alimentata sostanzialmente a vapore? La domanda è ovviamente retorica, perché i due sono fortemente legati, e per spiegarvi questo punto ci tengo a citare uno degli aspetti più interessanti di questo Pokémon, che è la sua abilità, ossia per l'appunto Vapor Macchina. Se infatti un Pokémon con questa abilità, che in questo momento è esclusiva di Rollicoli, venisse colpito da una mossa di tipo fuoco o acqua, curiosamente i due elementi che producono il vapore, il Pokémon guadagnerà un boost in velocità talmente alto da triplicare il valore. Che il Pokémon carbone possieda l'abilità Vapor Macchina lega indissolubilmente l'elemento del carbone a quello del vapore, e ciò è un rimando nuovamente alla rivoluzione industriale. Quando ho detto che il carbone è stato utilizzato come fonte di energia durante la rivoluzione industriale, ho commesso, a dire il vero, un'inesattezza, perché di fatto il carbone è stato usato semplicemente come combustibile, ossia come catalizzatore per produrre ciò che è stata veramente l'energia cardine della prima rivoluzione industriale, ossia per l'appunto il vapore. Ed il vapore è stato a sua volta utilizzato per alimentare la creazione simbolo della prima rivoluzione industriale, ossia le locomotive, di cui Galar curiosamente è strapieno. Con l'invenzione, perché di invenzione si parla, del treno, la velocità stessa della vita è aumentata tantissimo. Ad oggi il nostro stile di vita è clamorosamente più frenetico e più veloce rispetto a quello che c'era prima delle rivoluzioni industriali. Era la vita stessa a scorrere più lenta, e la rivoluzione industriale non ha fatto altro che boostare questa velocità. E guarda caso stiamo parlando della stessa velocità che aumenta in Rollicoli quando questo Pokémon viene colpito dagli elementi che producono l'energia, ossia il vapore. E ad un occhio più acuto, il design di Rollicoli sembra poggiare su una ruota, mentre possiede un unico occhio che è in grado di rischiarare il buio, esattamente come il fanale delle locomotive. Perché sì, ad oggi siamo abituati a treni che possiedono due fanali, ma se diamo uno sguardo alle primissime locomotive notiamo che ne possiedono una, e tutto ciò, aggiunto al fatto che l'abilità di Rollicoli è Vapor Macchina, ci porta a concludere che Rollicoli non è semplicemente ispirato al carbone, ma è anche ispirato alla locomotiva, cioè all'invenzione per eccellenza che si è creata grazie al carbone. E a questo punto io credo, ragazzi, che con le evoluzioni di questo Pokémon ne vedremo veramente delle belle. La butto lì, ma magari potrebbero aggiungersi vari pezzi di carbone al Pokémon, un po' come accade in Onix, ma che sviluppino Rollicoli non tanto in altezza come accade in Onix, ma più che altro in lunghezza come accadrebbe ad un treno. Sto chiaramente ipotizzando, ma per quanto mi riguarda l'ipotesi che Rollicoli possa diventare in futuro una sorta di locomotiva, più che un'ipotesi, è effettivamente una certezza. Lo attestano, come già dimostrato, il suo legame con gli elementi del carbone, del vapore, della rivoluzione industriale, con il suo design che rappresenta una ruota al di sotto di esso, e l'unico occhio che funge esattamente come il fanale di una locomotiva. Possiamo dunque riassumere tutto quello che abbiamo detto con questa frase: Rollicoli rappresenta il combustibile tramite il quale il mondo è iniziato a muoversi più velocemente, e allo stesso tempo il mezzo con cui effettualmente ciò è avvenuto. Ciò che poi permette al Pokémon di darsi energia è la sua abilità, che oltre a essere utile da un punto di vista competitivo, e ciò è innegabile, in questo modo acquisisce anche una lore non indifferente, permettendo al Pokémon effettivamente di muoversi da solo, producendo metaforicamente il vapore. E con questo io credo di aver finito di parlare di Rollicoli, ma ci tengo a fare un'ultimissima riflessione per quanto riguarda il design di questo Pokémon, e che sarà una riflessione, già ve lo dico, senza copione. È incredibile, secondo me, come in questo Pokémon si sia stati in grado di coniugare la semplicità del design
alla complessità del concetto, è una cosa che spesso non succede, vedasi del Miz per esempio. La complessità del design è sempre stato il fattore che ha spinto molti a preferire i primi Pokémon rispetto agli ultimi, ed è una scelta perfettamente comprensibile, perché è chiaro che se si va a giudicare un Pokémon solo per l'estetica, questa è chiaramente migliore nei primi. Eppure con Rolicoli secondo me si è raggiunto il prototipo perfetto di Pokémon, cioè quello che un Pokémon dovrebbe essere. Un design semplice, accattivante, piacevole, ma un concept profondo e che merita un'analisi di 10, 15, 20 minuti. Chiaramente è giusto che ci siano Pokémon più belli, Pokémon meno belli, Pokémon più profondi e Pokémon anche meno profondi, ma io credo che in Rolicoli si sia raggiunto uno degli apici dello sviluppo di un Pokémon. Permettetemi di dire che se il concept di Rolicoli dovesse evolversi così come l'ho pensato in questo video, questo Pokémon potrebbe rientrare nella mia top di Pokémon preferiti in assoluto. E dunque, in un periodo in cui Game Freak se le sta sentendo dire di tutti i colori, io oggi faccio loro i complimenti. Non li giustifico semplicemente come faccio ultimamente e in buona fede, ma faccio sinceri complimenti, perché questo Pokémon significa che loro non hanno ancora smesso di produrre Pokémon importanti, che la loro creatività non è finita, che al massimo può subire degli intoppi, al massimo può non esprimersi sempre al meglio, ma che sono ancora in grado di dare tanto a questo brand e alla creazione di nuovi concept. Certo, magari finiscono gli elementi da utilizzare, Carbink del resto è un Pokémon ispirato anch'esso al carbone, ma la capacità sta nel trarre dagli stessi elementi qualcosa di sempre migliore. E sono molto molto contento di quello che si sta facendo con i Pokémon di Galar in generale, cioè dando questi Pokémon una lore importante, una lore che si intrecci anche con gli eventi della regione. E questa, ragazzi, è una cosa che nei giochi non abbiamo mai visto, e accompagnarla con dei design efficaci, come accade con Rolicoli, ma anche con Voolloo, è la scelta migliore. Non posso alzarmi perché uscirei dall'inquadratura, ma se potessi mi alzerei e farei un bel applauso. E detto ciò, anche questo concept analysis può dichiararsi concluso. Credo, ma non sono sicuro, che sia il più lungo in generale, ma meritava davvero tantissimo. Io spero che vi sia piaciuto, spero che abbiate rivalutato Rolicoli se prima non lo apprezzavate, e qualora anche prima di questo video vi fosse piaciuto questo Pokémon, spero di aver gettato una nuova luce su di esso. Dunque vi invito a lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, a rispondere al sondaggio facendomi sapere cosa ne pensate di Rolicoli. Mi raccomando, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se chiaramente non siete ancora iscritti. Per il resto vi invito a passare dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.